già ministro dell'interno, presidente. No, è così lungo l'elenco delle cariche pubbliche che è meglio farne grazia al pubblico. Presidente, entriamo subito in argomento. La notizia di oggi è l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ma è una cosa che io mi aspettavo, perché ormai la magistratura ritiene di essere un soggetto politico, per cui il procuratore generale, anche diciamo in modo moderato, ha fatto il discorso come che egli fosse il ministro della giustizia in qualunque altro paese. Le inaugurazioni dell'anno giudiziario, in cui parlavano i procuratori della Repubblica, avevano un tempo, un senso, perché dipendendo il procuratore della Repubblica, e quindi anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dal ministro della giustizia, erano in realtà la esposizione ai magistrati e agli avvocati di quella politica giudiziaria che il ministro di Grazia e Giustizia faceva in Parlamento. Certo, in un altro paese questa sera ci sarebbe la notizia delle dimissioni del procuratore generale di Cassazione, se noi fossimo uno Stato di diritto, perché permettersi di ringraziare il capo dello Stato per aver rinviato una legge che riguarda l'ordinamento giudiziario è, con tutto il rispetto per il procuratore generale, una vergogna. E la cosa brutta è che, siccome è una gentile persona, egli non lo capisce, crede anzi di aver fatto il suo dovere, e quindi di fatto non ha la coscienza di essersi posto fuori dalla Costituzione. Presidente, però lei, abbiamo qui le carte, ha criticato duramente questa riforma dell'ordinamento giudiziario, chiudendo: se non verrà cambiata, la Corte lo massacrerà. Certamente, perché dunque, allora bisogna distinguere. È fallito il codice che voleva essere di tipo accusatorio, il codice di procedura penale, perché un codice accusatorio non è pensabile senza una netta separazione delle carriere tra i giudici e quelli che in tutto il mondo sono non i magistrati ma i funzionari del pubblico ministero, responsabili in sede di fronte al governo o al Parlamento o al popolo quando sono eletti del loro operato. In questi giorni, sia in sede di rito abbreviato sia in sede di giudizio vero e proprio, il Sostituto Procuratore della Repubblica Hudustok ha subito una sconfitta dopo aver buttato in carcere un generale dei carabinieri e un giovane banchiere, e non risponde. Anzi, se il ministro di Grazia e Giustizia iniziasse un'azione disciplinare contro di lui, io credo che non solo il Consiglio Superiore della Magistratura lo assolverebbe, perché ormai neanche l'uccisione della moglie è considerato illecito disciplinare grave, occorrono particolari sevizie, ma addirittura lo promuoverebbe. Ecco. Presidente, la Costituzione. La Costituzione, con grande amicizia per il mio successore Scalfaro, era la Costituzione di un paese diviso, tanto è vero che io lo chiamo la piccola Yalta, è il frutto di un accordo tra i due più grandi uomini politici del dopoguerra, che sono stati uno De Gasperi e l'altro Palmiro Togliatti. Era una Costituzione debole, con un esecutivo debole, che prevedeva un governo di unità nazionale permanente e che mal si accorda con le leggi maggioritarie che abbiamo fatto. Questa è una Costituzione che, per funzionare, ha bisogno della legge elettorale proporzionale. Allora, è anzitutto una Costituzione di compromesso. Pensate al compromesso tra Togliatti e Dossetti. Togliatti, che voleva l'Italia una Repubblica fondata su, e una Repubblica di lavoratori, che aveva un grande senso epico e pratico, cioè coloro che non sono lavoratori sono cittadini di seconda classe o non lo sono affatto, che è una visione legittima, e
il compromesso da Sagrestia e Giuseppe Dossetti è una repubblica fondata sul lavoro, che non significa nulla, perché un lavoro, come diceva Carlo Marx, è anche quello dei grandi capitalisti che sfruttano l'operaio. Quindi, insomma. Poi è la costituzione di uno Stato agricolo, di un paese agricolo, di un paese uscito dalla guerra, di un paese che poteva permettersi il lusso di processi decisionali lenti, ciò che oggi non è più. Ma per riformare la Costituzione ci vuole il riconoscimento, al quale non siamo ancora arrivati, di legittimità dell'altra parte, mentre in realtà io con un altro gruppo di coraggiosi riuscimmo a rompere il tabù del comunismo alla presidenza del Consiglio. Massimo D'Alema, al povero Massimo, mai gliene incolse, perché i suoi non gliela perdonano di essere stato presidente del Consiglio, il primo presidente del Consiglio al posto comunista, ma questo succede sempre. Per cui vanno alla ricerca di frutti non maturi e trascurano quello che io chiamo il miglior fico del bigoncio di sinistra, che è Massimo D'Alema. Però occorre che, oggi, le due parti non si sono legittimate tra di loro e quindi non sono in grado di fare la Costituzione. Lei pensi che molte cose che oggi fa Berlusconi sono cose che sono state approvate sotto la presidenza di D'Alema nel comitato, commissione, come si chiamava, nella bicamerale. Però se le faccio io sono buono, se le fai tu sono cattivo, insomma. Ma questo succede sempre. Ha creato scalpore però la dichiarazione del Presidente del Consiglio da lei creato, Massimo D'Alema, Berlusconi un pericolo se va al collo. Dunque lui non ha detto esattamente questo, ha detto che non si può fare oggetto della contesa elettorale la elezione del capo dello Stato. Tutti faranno le prossime elezioni avendo in cuore, sapendo che sarà il prossimo Parlamento che eleggerà il capo dello Stato. Certo, in via generale, chi è stato Presidente del Consiglio dei Ministri, ma io lo sono stato per caso, non dovrebbe diventare Presidente della Repubblica. Però la prossima volta bisognerà dar ragione a Oscar Luigi Scalfaro, che i posti politici è bene che siano occupati da persone con esperienza politica. C'è un'eccezione. Il primo Presidente della Repubblica Polacca indipendente fu il grande pianista Paderewski, ma non tutti sono Paderewski. Presidente, rimaniamo in tema sempre, Authority. È successo quello che lei sa. Sì, dunque, anzitutto, le Authority sono un atto di sfiducia verso il principio parlamentare e sono una cosa pericolosa in un paese dove tutto è politicizzato e dove noi abbiamo creato delle autorità politiche che non rispondono a nessuno. O forse rispondono a qualcuno che è fuori, ma non rispondono in Parlamento. Quindi io ho dubbi perfino sulla costituzionalità delle Authority, perché un'autorità che fissa le tariffe, che fissa le condizioni del servizio pubblico, sottraendo queste materie al Parlamento, ma che bene o male poi questi sono sotto gli occhi di tutti. Se uno dice deputato ladro, governo ladro, è normale, ma se uno dice presidente di Authority ladro, tutti. Ecco. Poi, contro una tariffa esosa posta al Parlamento si possono fare scioperi, perché c'è un interlocutore. Contro una tariffa esosa o sciocca messa da un Authority, nessuno può protestare. Rimaniamo in questo tema. Premio amico dei consumatori, qui abbiamo il presidente dell'Auto,
segretario generale che fanno parte dell'intesa. Sì. Apriamo qualche tema. Bond argentino e bond cirio. Dunque, su tutta, quando un sistema economico non è sviluppato come gli altri, sarebbe molto bene fermarsi agli strumenti finanziari tradizionali. Per esempio, i cosiddetti derivati, come le scommesse sulla raccolta delle arance in California, che di questo si tratta. Le scommesse che uno fa sulla caduta delle proprie azioni, in modo che quello che perde con le azioni guadagna con la scommessa che ha fatto contro se stesso. Questi sono prodotti di economie sofisticate, come possono essere gli Stati Uniti, di grande respiro, ancora l'Inghilterra, perché noi siamo convinti, non abbiamo capito che l'Inghilterra c'ha ancora tutto il grande spazio del Commonwealth. E quindi aver introdotto questi strumenti da noi è stata una cosa, per così dire, pericolosa. Ad esempio la famosa signora Olga, che naturalmente nessuno mi potrà mai convincere che si è recata alla filiale di quella piccola banca, di quella grande banca del suo piccolo paese, ha detto: voglio i bond cirio. Ma dice: ma perché non va alle poste, si fa le brevi? No, ha detto, è perché qui non mi permettete di scommettere sull'orzo perlato sulla borsa di Chicago, se no scommetterei sull'orzo perlato. E devo dirgli che neanche il piccolo direttore, piccolo perché la filiale è piccola, domani diventerà forse anche CEO, governatore di quella banca, gli ha detto, aveva in mente, e che dalla sede centrale gli hanno detto: noi ti diamo un pacchetto di bond e tu li devi collocare. E cosa sono i bond in parte? Sono l'abile manovra attraverso cui le banche hanno convertito la loro esposizione in un'esposizione di consumatore. Il suo amico Fazio e le banche, con un articolo di queste ore che dice: facciamo il turnover con Padoa-Schioppa al posto di Fazio. Ma dunque, allora, io talvolta sono stato critico con Fazio. Certamente i poteri che ha il governatore della Banca d'Italia non li ha nessun altro governatore, ma questa è colpa non di chi il potere ha, ma di chi il potere gli era dato. In Italia noi non abbiamo mai avuto un vero ministro del tesoro, e quando abbiamo avuto uno che sarebbe potuto diventare che poteva fare il gran ministro del tesoro, e cioè l'ex governatore della Banca d'Italia Carli, e che cosa ha fatto? Con un decreto legge prese la manovra sul tasso di sconto, che incide sulla ripartizione del reddito e che quindi dovrebbe essere di stretta competenza del potere politico, e con un decreto legge l'ha attribuita al governatore della Banca d'Italia, perché non si fidava dei suoi successori. Così, mentre in quasi tutto il mondo la vigilanza bancaria è esercitata da altri organi diversi dalla Banca Centrale, o comunque insieme alla Banca Centrale insieme ad altri organi, siccome Einaudi non si fidava dei suoi successori e temeva, come dimostrato, che il suo successore fosse Scocimarro, passò la vigilanza sulle banche agli altri. Quindi, siccome c'è un vuoto assoluto e chi dice che c'è un vuoto viene considerato un eretico, qualcuno deve governare e governa il governatore della Banca d'Italia. Facciamo un salto in Europa, che lei ha definito un'Europa a due velocità, Parigi, Berlino. Ma guardi, anni, io ho avuto negli ultimi 3 anni due colloqui di grande interesse, uno, forse 4. Con quello che io considero uno dei più grandi uomini di Stati europei, il socialdemocratico Helmut Schmidt, e l'altro con quello che indegnamente per me fu mio collega primo ministro,
e cioè Edmund Barr, che fu il primo ministro di Giscard d'Estaing. E Helmut Schmidt mi disse: l'Europa, specie si allargherà, non potrà essere governata se non avrà un direttorio. Quindi o voi accettate l'egemonia franco-tedesca, e non dimentichiamoci che l'Europa è nata per assicurare la non belligeranza tra Francia e Germania, o l'Europa non andrà avanti. E Barr ha detto: un'Europa così è ingovernabile se non c'è un direttorio. L'ideale sarebbe tornare ai paesi fondatori, più la Spagna e più l'Inghilterra si accettasse, ma l'Inghilterra non accetta per esempio di entrare nell'euro, perché l'Inghilterra sta per raggiungere il suo obiettivo, fare dell'Europa nient'altro che una grande zona di libero scambio. Putin e l'Europa. Ma lì c'è una battuta che mi fece il mio amico Mikhail Gorbaciov. Mikhail Gorbaciov è presidente di un'associazione degli ex, che si chiama World Political Forum, del quale si può far parte permanenti soltanto se si è ex. Ne faccio parte anch'io. Ne fa parte Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, ne fa parte Jaruzelski, l'ex presidentessa del Pakistan, eccetera. E quando in uno slancio di entusiasmo il buon Silvio Berlusconi si è convertito al postcomunismo, perché se sono mangiatori di bambini i comunisti italiani, il povero Bussi, mangiatore di bambini, credo che sia tra l'altro vegetariano, e Putin è uscito dalla scuola del KGB, che cos'è insomma. E disse: apriamo l'Europa, facciamo entrare dell'Unione Europea la Russia. Sa cosa disse Gorbaciov? Ma scusate, perché non è l'Unione Europea che entra nella Federazione Russa? La Federazione Russa, e questo comprende il suo interesse per l'Ucraina, che mi sembra un po' velleitaria, perché la geopolitica è una cosa seria, ha in mente Putin di fare una unione dell'Europa dell'Est, cioè Bielorussia, Federazione Russa, Ucraina, Kazakistan, Tagikistan, quelli che producono cioè soprattutto petrolio e gas, che diventerà fra 10-20 anni la Federazione Russa, ancora più questa sarà una delle grandi, di nuovo, grandi potenze economiche, militari e politiche del mondo, insomma. Cioè la Cina, il Giappone, probabilmente l'India, nessuno dell'Europa, gli Stati Uniti d'America, o diciamo il continente nordamericano, il sistema che si creerà, che si è già creato, Stati Uniti-Canada, e poi probabilmente del Sud America, non certo l'Argentina, ma il Brasile, insomma. Perché l'Argentina ha un popolo che deriva dal combinato disposto italiano e spagnolo e che quindi non ha molta voglia di lavorare. Bush teme un'Europa armata, ma lei ha già anticipato i temi, nessuno parla più della Cecenia, e così poi ci ragganciamo al suo ritorno dalla Terra Santa per parlare di Abu Mazen. Ma sa, dunque, anzitutto vi è un tale squilibrio tra i sistemi militari dei paesi europei che ancora questa volta sarebbero la Francia e la Germania a comandare, e se entrasse il Regno Unito, anche il Regno Unito. Cioè fare un soggetto politico-militare, militare, di un paese nel quale le armi nucleari che ancora contano, le sa che l'Unione Sovietica, dicevo, che la Russia ha sfornato adesso l'ultimo tipo di missile a testata nucleare, perché è un'illusione quella della pace eterna, che
chi si illude che la pace sia eterna, si illude che l'uomo sia buono e l'uomo sia perfetto, ed è causa di guerre. Io aborro i pacifisti, aborro politicamente, perché di solito il pacifismo è l'atteggiamento che porta alla guerra, perché è un incoraggiamento agli aggressori. E Bush, quello che io temo, contrariamente a quello che molti temono, è che poiché l'anti-americanismo sta crescendo nel mondo, a un certo punto gli americani dicono: ma chi ce lo fa fare? Scoppia il genocidio nel Kosovo, si arrangino. Scoppiano un altro governo aiutato da così. Ecco, cioè si arrangino. Ma perché noi dobbiamo far ammazzare i nostri ragazzi tra le critiche di tutti gli europei? E io lessi quest'estate, quando mi trovavo in Irlanda, un articolo di un commentatore politico irlandese, ma il quale diceva che la gente non ha compreso che presto o tardi gli Stati Uniti, sotto i governi repubblicani, torneranno all'isolazionismo. Palestina. Gli israeliani mi hanno detto dell'una e dell'altra parte che Abu Mazen è il meglio. Il problema è questo: prima di tutto, che cosa, se Abu Mazen avrà Abu Mazen la forza di governare Gaza quando gli israeliani saranno andati via? Perché il pericolo è che scoppi la guerra civile a Gaza, e tra Gaza, diciamo così, e Ramallah. L'altro problema è delle forti tensioni che sono soffocate dalla guerra all'interno di Israele, tra i fautori dello Stato laico e i fautori dello Stato religioso. E questo è un altro dei problemi gravi di quel paese. Ha visto Shimon Peres? Ho visto soltanto Shimon Peres perché è un amico. È come al solito una brillantissima intelligenza, è riuscito dove voleva riuscire, e cioè a fare. Adesso naturalmente Israele può attraversare una grave crisi i cui termini sono stati posti in modo brutale: i soldati obbediranno al governo o ai rabbini? Scontro di civiltà. C'è l'Ariana Pallaci che poi anche a... Dunque, quando si dice scontro di civiltà, si dà un giudizio di fatto, si dà un giudizio di valore, lo si individua come un pericolo? Certamente noi siamo di fronte alla rinascita dell'Islam. Non dimentichiamo che cosa è stato l'Islam: un grande fattore di civiltà che poi ha passato. Se noi pensiamo ai grandi filosofi, a Averroè, a Avicenna, al loro contributo nel campo, non so, dell'astronomia e della matematica, i numeri arabi, ecco, alla loro potenza militare, economica e politica. Quindi sono un popolo che per la poca voglia di lavorare, per questo noi amiamo tanto gli arabi, perché li sentiamo tanto simili a noi stessi. Parlo, io sono stato costretto a lavorare, ma la mia vocazione non era quella di lavorare, era quella di leggere, cioè di fare lavori non produttivi, diciamo. Ecco. Infatti mi sono dato alla politica, non ho fatto l'imprenditore. E questo il suo amico Berlusconi non lo considera. Poi ci togliamo. No, perché la gente si deve chiedere molte volte di Berlusconi una cosa. Io non ho mai votato per Berlusconi, non ho votato neanche per i suoi governi. Tra di noi c'è una vera amicizia personale. Direi che lui mi è molto affezionato, ma scusate, un ragazzo che è figlio di un impiegato di categoria C di una piccola banca privata, la Banca Rasini, che deve andare a cantare, a strimpellare nelle crociere per pagarsi gli studi universitari, e che da solo
diventa uno degli uomini più ricchi del mondo, vogliamo che non sia tentato dall'idea di saper fare tutto meglio di tutti, ma è naturale. Presidente, con questo pensiero ritorniamo alle cose nostre, perché poi sono... Berlusconi è cosa nostra, esatto. No, intendiamo, non cosa nostra nel senso giudiziario del termine, non vorrei... Il governo che sta cadendo, i suoi ragazzi sono stati così, dico ragazzi nel senso perché l'ha visti crescere, sì. Uno è andato al Ministero degli Esteri, l'altro vicepresidente del Consiglio. Dunque, allora, devo dire che io sono di quelli che ha avuto il coraggio di criticare la nomina di Gianfranco Fini, non per lui ma perché ritenevo, ricordando come fu trattato il povero Tattarella, credevo che non fossero ancora maturi i tempi per chi ha una derivazione storico-culturale innegabile, che è quella del fascismo e del nazionalismo, perché anche noi dimentichiamo che il fascismo è stata l'evoluzione del nazionalismo e che senza la sinistra nazionalista e imperialista di Crispi non ci sarebbe stato il fascismo. Però mi devo ricredere, per esempio dopo il mio viaggio in Israele che mi ha portato a stare a Gerusalemme, andare a Tel Aviv, vedere un sacco di gente, anche quelli più di destra, diciamo, che militano nel Likud, anche di origine italiana, e sono stati colpiti da quello che chiamano il coraggio morale e politico di questo ragazzo. Quindi oggi una delle persone più credute in Israele è certamente Gianfranco Fini, e gliel'ho detto. Se ho sbagliato nel giudizio non sulla persona, sulle aspettative, bisogna vedere l'Europa, perché ecco, l'Europa è... Teniamo presente una cosa, noi diciamo sempre Chirac di destra, ma Chirac è l'erede più puro della tradizione resistenziale antifascista francese. L'epurazione dove il numero dei fucilati in Francia, finita la guerra, è molto superiore al numero dei fucilati in Italia. De Gaulle fu implacabile con chi aveva collaborato, tanto da fare... Continuano a fare processi dopo 20-30 anni, hanno processato un grande amico di Mitterrand, prefetto, lo ricorderete, insomma, ecco. Poi il buon Follini, da me chiamato, ormai ho visto che anche Massimo D'Alema lo chiama così, Harry Potter, ma non per un fatto, perché è preciso Harry Potter del film, e la descrizione dei libri di Harry Potter, e lui lo riconosce. Lui è un grande intellettuale, se si fosse dato soltanto alla saggistica politica e anche storica, Follini sarebbe stato bravissimo. La vera mente politica, tortuosamente Dorotea dell'UDC, è Pier Ferdinando Casini. Cioè il vero, in realtà, la gente non lo sa, ma Follini, figlio di un moroteo, in gioventù era un moroteo, e infatti ragiona da moroteo, anche la faccia da moroteo, mentre Pier Ferdinando è la congiunzione di Forlani, cioè dell'ala dorotea del fanfanismo e dell'ala destra dell'oroteismo che era il buon Toni Bisaglia. La mente politica è quella. Presidente, proporzionale, cambio della legge elettorale e par condicio. Dunque, anzitutto le dirò una cosa, che è sempre difficile valutare l'efficacia delle parole del parlare, e quindi io sono critico della par condicio perché è una legge quantitativa, così come sono sempre timoroso delle leggi che limitano la libertà d'espressione. Io ho visto con spavento questa rinnovata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che attribuisce all'intervistatore, che in questo caso sarebbe lei, la responsabilità di quello che io le dico. Questo è un pericolo.
in un paese democratico meglio più libertà di stampa che non meno. Io toglierei tutte le sanzioni penali. Questa questione, mentre gli autori delle stragi sono in giro, che Lino Iannuzzi sia stato condannato a 2 anni e mezzo. Cioè, adesso, non perché sia mio amico, ma una cosa è che si debba ritirare in casa alle 8, mentre lei può trovare a passeggio, per carità, hanno pagato il loro conto, oppure sono stati beneficiari delle leggi premiali fatte quando io ho visto all'interno del Presidente del Consiglio, tutto va bene, ma un po' di proporzione ci deve essere, perché se lei consente, Gelli, sulla cui demonizzazione l'amico Giovanni Spadolini ha per l'intelligente consiglio di Andrea Mazzella costruito le sue, parte delle sue fortune, è stato costretto a stare agli arresti domiciliari, adesso fa il poeta come lei sa, mentre coloro che hanno seminato morte, per carità, per motivi ideologici, la sera vanno a ballare, insomma, adesso non hanno più l'età, ma il cinema certamente. Quindi il nostro è un paese strano, insomma. Pare che vogliono presentare alle elezioni in Sicilia come esempio dell'efficacia della lotta contro la mafia e del valore del pentimento quel gentiluomo che ha strangolato un bambino e l'ha sciolto nell'acido, perché presentarlo alle elezioni politiche e mandarlo in Parlamento è come fare vescovo a Sant'Agostino concubino, insomma, ecco, e credo che sarebbe una buona cosa. Par condicio. Le ripeto, dunque, la riforma della legge elettorale la vogliono tutti. Il mio amico Massimo D'Alema si è dimenticato solo una cosa, che quella legge elettorale che lui vorrebbe è una legge elettorale che può servire e serve esclusivamente se c'è un forte esecutivo e c'è quel regime presidenziale che la bicamerale aveva già provato. Una volta tanto non sono d'accordo con Massimo D'Alema, ma più con Berlusconi, che però pasticcia un po' le cose. Se si vuole tornare alla proporzionale, come credo che tutti vogliano, per impedire che un uomo di destra come Prodi debba per forza, solo uniti dall'antipatia verso Berlusconi, essere unito a Bertinotti, e che Ciriaco De Mita debba essere unito a D'Alema, dovendo votare Ciriaco De Mita a D'Alema, io come è noto voterei D'Alema, ma questo è un altro discorso. E allora deve essere fatta una proporzionale, naturalmente, per esempio alla tedesca, che permette, per esempio, il difetto sono le forze politiche, questa legge maggioritaria ha fatto sì che in Italia abbiamo più partiti e più colludenti tra di loro che non quando avevamo la proporzionale. Quindi io sono per una proporzionale temperata da forme maggioritarie, non sono certamente per questa idea di Berlusconi, si vota insieme primo ministro e poi la lista bloccata, perché questo porta al plebiscitarismo. Poi c'è stato un solo paese che ha provato a eleggere direttamente il primo ministro, è stato Israele, e ha abbandonato rapidamente questa riforma. Federalismo, lei ha detto, rovina l'Italia, e io prendendo sempre dal suo testo, sì, per carità di patria, dico ai lombardi, passate da Sassari. No, dunque, vede, il federalismo, non c'è federalismo storicamente, no, non vi è, insomma, non ci sono le basi storiche, le basi. Se lei va in Germania e chiede a uno che cos'è, non gli dice subito sono tedesco, dice sono bavarese, sono renano, sono dell'Assia. Se lei va in un regno, e c'è una bella differenza tra l'essere scozzesi, gallesi o inglesi, negli Stati Uniti uno è americano perché è dello stato dello Wisconsin o del Rhode Island. Tutto questo in Italia non c'è. Ci sono delle regioni che hanno un più forte senso dell'identità. Naturalmente l'Alto Adige, che è sud Tirolo, noi abbiamo dato questo nome, la Val d'Aosta,
e in parte il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, ma la stessa Sicilia. E la stessa Sicilia è stata una delle più intransigentemente unitarie patrie della unificazione nazionale italiana. Insomma. Quindi non si può piantare, e cosa vuole che le dica, i fiori del deserto. Nel deserto si cerca di piantare altro, insomma. Quindi, però guardi, dico ai suoi ascoltatori, non si faccia intimorire. Questo federalismo è la più grande truffa semantica che è stata fatta per tenere buoni Bossi e i suoi amici. Di federalismo non c'è nulla, ma proprio perché è una cosa pasticciata è ancora peggiore del federalismo. Ci avviamo alla conclusione, ma poi dobbiamo ritornare da lei. Io qui lei ha toccato i temi del terrorismo, lei è stato molto chiaro nel suo libro e non solo, Gli uomini di Gladio, ricordando Emilio Taviani, Toni Negri, lei era l'unico grande politico presente quando al piccolo Eliseo lo hanno sdoganato. E perché noi siamo amici? Perché veniamo dalla stessa radice che l'Azione Cattolica. E Toni Negri era nella Gioventù Cattolica ed era il consulente sociale di Monsignor Bordonno, vescovo di Padova, non proprio di sinistra, ma noto per essere stato il vescovo che quando i tedeschi impiccarono alcuni e nessuno li toglieva perché i tedeschi li impedivano, andò e salendo su un banchetto lui li calò dalla forca uno per uno. Quindi, si potrebbe dire di lui come si poteva essere di destra ma anche antifascisti, come Bertinotti in un convegno su Donna Cattin disse: Donna Cattin mi ha convinto contro le mie più antiche radicate convenzioni che si poteva essere democratici anticomunisti. Poi lui mi ha detto, mi ha confessato che è diventato comunista leggendo i libri di Simone Weil, l'ebrea che non si convertì per non tradire il suo popolo, ma che era ormai cattolica, assolutamente di estrema sinistra. Naturalmente lui è stato un cattivo maestro, tra virgolette, perché ha ritenuto che la violenza fosse matrice di storia in quel momento. Però non è vero, poi quando gli hanno appiccicato la questione, che era il telefonista del sequestro Moro, oltretutto chi non lo conosce non sa quanto egli sia aristocratico e non sarebbe prestato. E quando lui ritornò in Italia, mi chiese di andarla a trovare e mi disse che stava scrivendo questo libro, L'Impero, che è un libro difficile. Lui ha seguito il mio consiglio e ha fatto un piccolo libro. Perché gli ha detto, guarda, Tonini, questo libro, dopo le 20 pagine lo legge nessuno, lui ha fatto un libro più piccolo. E lui mi disse... Cinque lezioni sull'impero. Esatto, cinque lezioni sull'impero. E lui mi disse, quanti saranno delusi nella sinistra quando scopriranno che l'impero non sono gli Stati Uniti d'America e che gli Stati Uniti d'America stanno diventando loro stessi una vittima dell'impero. Ma la sa, vogliono ascoltare dalla sua voce. Gladio è una cosa semplicissima, ma che in un paese nel quale le cose semplici non possono esistere. Le Gladio è una invenzione degli inglesi che durante la guerra, sotto direzione di un ministro laburista, costituirono il famoso Special Operation Executive, che è una cosa diversa dall'intelligence service. Quando firmò l'ordine esecutivo, Churchill, che era anche ministro della difesa, per creare il SOE, scrisse sotto: adesso andate e incendiate l'Europa. Era l'organizzazione di terrorismo, di sabotaggio, che doveva finanziare. La maggior parte delle formazioni partigiane italiane non sono state finanziate dagli americani, sono state finanziate dal SOE, in sterline. Uno dei motivi per cui Pertini godeva di tanta fama nei servizi britannici
perché nella sua zona cadde molto di più di sterline di quello che spettava alla sua formazione e lui le restituì. Ecco. E allora loro pensarono, perché quello che abbiamo dovuto fare dopo non lo facciamo prima? Creiamo allora delle organizzazioni che siano il primo nucleo di una resistenza e che soprattutto aiutino le forme di guerra non ortodossa delle forze speciali. E ebbero molto, cioè il concetto di Gladio, che poi non sapevo che si chiamava Gladio, si chiamava Stay Behind, che vuol dire al di qua delle linee. Per esempio, uno dei principi era questo: non dovevano essere militanti politici, non dovevano avere nulla a che fare col fascismo, e i primi reparti di Stay Behind erano costituiti prevalentemente da partigiani di Giustizia e Libertà o delle Brigate Verdi. Beh, per esempio c'erano moltissimi repubblicani, moltissimi socialdemocratici ed ex azionisti, e non dovevano essere persone spiccatamente politiche, perché loro sapevano che quando entravano i sovietici entrava il KGB che aveva le liste. E non dimentichiamo che la prima cosa che fece era prendere il capo del socialismo bulgaro, cosa che Pertini non gli perdonò mai, Petkov, lo impiccarono, perché in Bulgaria, in Romania era forte il socialismo, ma loro quindi... Ci ricordi che i nemici maggiori sono i più vicini, i nemici dei socialisti più forti dei comunisti, i nemici comunisti dei socialisti, i maggiori nemici della democrazia, i maggiori nemici di Berlusconi non è Bertinotti ma è l'UDC e viceversa. Insomma, ecco. Ho avuto pochissima parte in questa cosa. Pinocchio? Ecco, io ho avuto poca parte, sono stato delegato per volontà di Aldo Moro, perché i veri fondatori sono Moro e Taviani. Moro perché diede l'assenso politico, Martino, e Taviani che è quello che lo realizzò praticamente, e lui si era assunto la responsabilità, soprattutto nelle sue memorie, però occorreva amministrare questa cosa. Certo, mi hanno insegnato anche a usare l'esplosivo a Capomarrangio, quindi se lei vuole io le do una dimostrazione, ma non in questa casa, di come si fa a flosciare una porta, se me lo ricordo ancora. Però ecco, forse non sarebbe prudente, poi casa mia no, perché poi la devo pagare io. Questa è casa mia solo da 8 mesi, perché solo a 76 anni di età, io contraendo un mutuo sono stato in grado di acquistare una casa a Roma, e perché le società di assicurazioni hanno deciso di metterla in vendita, quello che dimostra come quanto labile sia il confine tra l'essere onesti e l'essere fessi. Alcuni miei amici dicono che io l'ho passato più volte, non nel senso che dal deserto dell'essere fessi sono passato nel giardino dell'essere onesti, ma che io molte volte dal giardino dell'essere onesti sono passato nel deserto di essere fesso, perché non credo che nessuno applaude perché uno che è stato tutto quello che sono stato io solo a 76 anni si compra una casa. È naturale che l'italiano meno dice bel fesso che è stato questo. Insomma. Siamo in chiusura, poi ci rivediamo Presidente, però qui ci sono molti ritratti di personaggi importanti. Sì, vede, quel ritratto di Aldo Moro io l'ho tenuto sempre nascosto. Inquadrato. E lo sa perché? Perché ho temuto l'invidia dei miei amici democristiani. Sa cosa c'è scritto lì? Con gratitudine. Non credo che ci siano in giro molte fotografie o libri o d'altro in cui Moro dice con gratitudine. Sa quando me la regalò? Quando, diciamo brutalmente, fu cacciato via da Palazzo Chigi. Io ero accanto prima che arrivasse Andreotti a prendere le consegne, e la sera lui mi fece trovare a casa questa.
Libertà, lei è stato ultimamente con il presidente Andreotti a telecamere. Sì. Proprio ci siamo. Dopo 7 punti alla lingua. Ci siamo. Beh, io non sapevo se. No, 11 punti. 11 punti. Lì è stato molto spiritoso Berlusconi e mi ha detto, sai, molti hanno sperato, ma tu la speranza che non parlassi più gliel'hai tolta rapidamente. Io invece ho temuto che tu non parlassi più e quindi ti sfogassi dello scrivere, che è molto peggio. Spiritoso, eh? Andrea. Allora, distinguiamo. Il più grande, noi abbiamo avuto solo un uomo di Stato. Chi sono gli uomini di Stato italiani? Cavour, Giolitti, Mussolini e De Gasperi. Uomo di Stato, se si può chiamare di Stato uno che è stato sempre all'opposizione, Togliatti. Questi sono i 5 più grandi uomini. Uomini di governo. Il più grande uomo di governo, naturalmente questi è anche un uomo di governo, anche se a De Gasperi io il Ministero del Tesoro e delle Finanze non l'avrei mai dato. Gli avrei dato il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri, ma per carità non il Ministero dei Lavori Pubblici, un pasticcio, perché lui. No, è certa la cosa, non gli sarebbe assolutamente interessante. Quindi ci sono uomini di Stato che sono anche uomini di governo. Grande uomo di governo, il più grande uomo di governo è certamente Giulio Andreotti. Il più padrone della macchina, e teniamo presente che colui il quale è riuscito a governare il paese con forme e politiche diverse dal centro-destra con Malagodi al centro, primo centro-sinistra con i comunisti. Grandi leader politici, Moro, che non era però né uomo di Stato né uomo di governo, ma grandissimo leader politico, un grande filosofo della storia e della politica prestata alla politica attiva, poi Nenni, la Malfa era anche uomo di governo, direi che non è diventato mai Presidente del Consiglio, ma che sarebbe stato alla pari. C'è morto quando lo incontrò. Esatto, era alla pari di Andreotti, insomma, se, ecco, questo, quello. Ecco, quello il ministro lo sapeva fare, insomma, perché era stato impiegato di banca. Ecco. E poi Almirante, perché tutti giustamente riconosciamo i meriti, ma Almirante ha avuto un grande merito. Pur non considerandosi, dicendo che era fascista della Repubblica Sociale Italiana, anzitutto ha subito respinto la collusione con l'estrema destra. Subito. Tant'è vero che lei, se parla con i ragazzi che poi sono stati denari e cose del genere, lo hanno tutti in grande dispetto, insomma, ecco, perché li ha rinnegati. E la seconda cosa è che comunque è riuscito a portare i fascisti nostalgici, quelli che non erano passati alla Democrazia Cristiana o al Partito Comunista, tanto per intenderci, e i neofascisti e quelli della Repubblica Sociale, nel solco dell'attività parlamentare. E i gesuiti sostenevano a chi si voleva convertire che dovevano far finta di essere già convertiti e quindi li invitavano a pregare anche se ancora non credevano. E così lui è riuscito, facendogli sperimentare l'attività parlamentare, lui è stato un gran parlamentare, quindi l'avvio verso la democratizzazione, lo sdoganamento del post-fascismo ha il suo autore in Almirante. Ecco, questo è il panorama. Chiudiamo con Giovanni Paolo II e però il non dimenticato Bettino Craxi. Lei ha qui una sua. Ma dunque, Bettino Craxi, io l'ho molto avvezzato a Bettino Craxi. Bettino Craxi, ecco, anche lui era un leader politico e non di governo. Cioè lui ha governato bene nelle grandi cose, quando ha avuto l'intuizione, beh, io ricordo, io al Quirinale, ma ho visto l'impresa diretta, il Parlamento in piedi, comunisti, suoi avversari compresi, quando disse di no a Reagan. Sigonella. Sigonella.
e lui aveva un grande intuito politico. Per esempio, lui, la gente non sa che non è che la moglie se la campi bene. E ricordo che un giorno venne da me dei giornalisti dello Spiegel a fare un'intervista, che erano reduci da Mammette, e mi dice: ma ci spiego una cosa, noi credevamo di andare in una grande villa. Lui aveva una grande casa, ma che costava meno di due camere e cucina nella campagna toscana, perché tra l'altro non era nel più bel quartiere di Amamet, altri erano. E lui ha fatto molti, lui credeva che i quattrini servissero molto alla politica, ma contrariamente alla Democrazia Cristiana, al Partito Comunista, non li sapeva fare. Ecco, questa è la cosa. Giovanni Paolo II, e poi chiudiamo con Tocqueville. E alla prossima. Giovanni Paolo II sarà consacrato nella storia della Chiesa, nella storia civile, come un grande profeta e un grande testimone. Quello che abbiamo motivo di temere non è l'immoralità dei grandi uomini, ma il fatto che l'immoralità spesso conduce alla grandezza. Lo diciamo non per lei, ma per i telespettatori, sì. Alex de Tocqueville. Esatto. Ma io temo, nell'interesse della gente, sulla scia di Benedetto Croce, un'altra cosa: che l'immoralità si sposi con l'incompetenza. Diceva Benedetto Croce: se io devo scegliere, nei prolegomeni dell'introduzione all'etica, se io devo scegliere un chirurgo, non scelgo quello che è più fedele alla moglie, ma quello che sa operare meglio. Quindi, se gli uomini politici sono anche un po' ladri, un po' poco ladri, ma governano bene il paese, beh, di grandi ladri della storia ne abbiamo avuti. Il fatto è che di solito chi è ladro è anche incompetente, e questo è gravissimo. Grazie Presidente, ci vediamo presto, perché dovremo parlare del 25 aprile, lei ne ha parlato nel suo libro, ma sì, sentirlo dalla sua viva voce è più importante per tutti. Grazie, alla prossima.